sindaco, ieri un incontro, si è parlato di ricostruzione, si è fatto un po' il punto, con gli altri sindaci si sta organizzando la grande manifestazione del 15 a Roma. Sì, è stato un incontro preparatorio sia dal punto di vista organizzativo che per i contenuti da portare all'interno di questa assemblea dei sindaci, è la prima assemblea unitaria di fatto di tutti i 138 sindaci, organizzata, coordinata e guidata dall'ANCI nazionale. E quindi sarà l'occasione per fare il punto della situazione e soprattutto per rilanciare con grande forza riaprire sostanzialmente il tema di discussione, il tavolo normativo con il governo, grazie alla presenza anche del presidente di ANCI nazionale, che comunque chiuderà l'assemblea, perché insomma i risultati del decreto sisma sul piano dei contenuti non sono stati assolutamente soddisfacenti. Farà Bolini va via, si sapeva che era in scadenza, torna poi a farsi il nome, prepotentemente si torna a fare il nome di Giovanni Legnini. Ma guardi, io credo che non possiamo, vista la situazione di blocco della ricostruzione, non possiamo correre assolutamente il rischio di uno stato della prosecuzione di una situazione di vuoto, di potere o di stallo. Il commissario va sostituito immediatamente e soprattutto noi abbiamo tracciato un profilo che deve essere assolutamente individuato, che è quello di una figura non tecnica, ma una figura autorevole, di autorevolezza politica, di peso politico, che abbia la capacità di trasformare le istanze e le esigenze dei sindaci, dei territori, delle comunità in proposte ascoltate dal governo, quello che è mancato finora. Senta, invece questa maretta, questi litigi in merito alla risoluzione sul COPE? Ma non è questione di maretta, il COPE è una società rispetto alla quale noi stiamo cercando di dare un percorso, si è parlato appunto e stiamo ragionando di una società in house. Il futuro del COPE va scritto e va delineato insieme agli altri enti con il Comune di Teramo, che deve necessariamente avere una posizione di predominanza. Ma martedì ci sarà un'altra assemblea, che cosa succederà? Questo lo vedremo, insomma la linea è questa qui. La linea quindi non si voterà neanche martedì il CDA? No, la linea è che il Comune di Teramo vuole dare il futuro al COPE, e proprio perché vuole dare il futuro al COPE lo vuole fare in una posizione, diciamo così, di predominanza, ma è inevitabile che sia così nel momento in cui c'è una società in house in prospettiva alla quale si affidano dei servizi e si affida patrimonio, insomma poi il ruolo, le competenze e i poteri devono essere corrispondenti, ma sarà un'occasione per definire soprattutto il percorso futuro.